Allora, adesso immagino che vi stiate collegando per questa ultima lettura prima della pausa estiva. E quindi aspettiamo ancora qualche istante. Vediamo un po'. Salutiamo Marina, che si è collegata, e vediamo via via se si collegano altri amici prima di cominciare questa nostra lettura insieme. Ci sono alcune altre persone collegate, ci prendiamo ancora 2-3 minuti, mentre saluto tutte le persone che si stanno via via aggiungendo. Io spero che si senta sufficientemente bene, ora provo anche ad alzare un po' qua il volume. Si stanno aggiungendo degli amici. Intanto vi ricordo che quelle che stiamo leggendo sono proprio le lezioni di insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77 e le stiamo leggendo dal volume Dai mondi invisibili, precisamente da pagina 146 del volume Dai mondi invisibili, che è il primo volume del Cerchio Firenze 77, che è stato proprio composto, organizzato dalle guide del Cerchio, ed è il primo dei volumi di insegnamento. Noi abbiamo iniziato ad avvicinarsi all'insegnamento leggendo prima qualche cosa sulle singole guide, quelle che dai fiorentini sono sempre stati chiamati i maestri. Se c'è qualcuno che mi scrive, grazie a Anna Tamburini Torre, che è la persona che ha voluto questo spazio dentro questa pagina Facebook e l'ha intitolata l'Università della Conoscenza, Lux. E Anna Tamburini Torre ha proprio voluto che ci fosse anche questo spazio qua dedicato all'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77. Dobbiamo ringraziare anche Enrico Ballantini, il quale ci ospita sulla questa pagina di Facebook Focus 3.0, il mistero della vita. Devo dire che quando arriveremo fra un bel po' di tempo alle fasi finali della lettura del Cerchio Firenze 77, forse potremmo dire che il mistero della vita è un po' meno misterioso, perché molte sono le rivelazioni che vengono fatte dai maestri a proposito di come funziona questo nostro piano di esistenza. Si sente e si vede. Bene, mi fa piacere che qualcuno mi dia una indicazione in questo senso, perché in effetti non c'è nessun riscontro. Dunque, vi devo dire che sto usando un telefono e che dobbiamo solo sperare che nessuno telefoni, perché ho capito che se qualcuno telefona si interrompe la comunicazione con Facebook, per cui bisogna interrompere la telefonata e rifare il collegamento. Voi aspettate fiduciosi se dovesse succedere, in maniera che continuiamo la nostra lettura. Se qualcuno di voi ha già in mente delle domande, se le tenga lì, perché qualche minuto cercherò di dedicarlo anche a cercare di rispondere a queste vostre domande. Dunque, noi nella lettura, nella volta precedente, dove abbiamo proprio iniziato la parte terza del libro Dai mondi invisibili, siamo entrati proprio dentro l'insegnamento dei maestri e abbiamo iniziato a parlare dei piani di esistenza, come ricorderete, e quindi c'è stata una definizione di piano di esistenza, poi una definizione del piano immediatamente successivo a quello fisico, che è il piano astrale, e poi si è parlato anche del piano mentale. È importante andare per piccoli gradi, anche se sembrano queste delle lezioni tutto sommato abbastanza semplici. Sì, lo sfondo di cicale, mi fa piacere che lo sentiate, perché con il caldo si sono scatenate, ci fanno
ci fanno da sfondo, da concerto, da musica, no? Da sottofondo. Non siamo al mare, siamo nella campagna toscana, in mezzo alle vigne. Da dove sono io vedo intorno a me, che quasi li potrei toccare, degli ulivi carichi di olive, quest'anno ce ne saranno tantissime, quindi un olio buonissimo, e poi le vigne che salgono su lungo la collina, questo è quello che vedo da questa finestra. Ed è pieno di cicale. Bene, allora io direi che possiamo cominciare la nostra lettura, poi le altre persone che si aggiungono potranno seguire. Siamo a pagina 146 del libro dei Mondi Invisibili e ci siamo fermati proprio prima di cominciare a parlare di un altro piano di esistenza che segue nel processo, come dire, di trasformazione che avviene quando una persona abbandona il corpo fisico, segue la permanenza sul piano astrale e poi la permanenza sul piano mentale. Da lì avviene questo. Riprendo qui dall'inizio della pagina anche il brevissimo paragrafo che avevamo già letto la volta scorsa. Una volta che l'individuo non abbastanza evoluto abbia cessato questo suo sogno, questo sogno che fa, in cui riposa in un certo senso, si riposa, rivede con chiarezza e con tranquillità tutte le passate esperienze, esistenze, ma non è conscio di quanto avviene attorno a lui, perché egli è entrato nel piano successivo a quello mentale, ha abbandonato il suo corpo mentale e si trova sulle soglie di un piano nel quale un giorno vivrà un'immensa, indescrivibile beatitudine. Il piano akasico è quel piano immediatamente successivo a quello mentale e immediatamente precedente a quello spirituale. Fu emanato dal primo alito di Dio. È cosa ardua parlare di questo piano dove l'individuo che vive coscientemente è iniziato o già maestro. Qui vi è dualità, ma non separazione. Ogni essere qui sente di appartenere al tutto e di essere un'unica cosa con tutto il resto dell'emanazione e nello stesso tempo di essere se stesso come mai lo ha provato prima. Da questo piano si riversano sugli altri piani di esistenza un amore sconfinato e una comprensione senza limiti. Questo quindi è il piano della fratellanza universale, dell'amore, il piano dove un giorno tutti vivranno coscientemente, ricordando le amarezze di oggi come piccole cose, piccole in sé, ma grandi per quello che hanno prodotto sull'essere umano. Questo è il solo valore che esse hanno. Mi vorrei soffermare su quello che ho letto già al terzo rigo di questo breve paragrafo. Fu emanato dal primo alito di Dio. Il piano akasico fu emanato dal primo alito di Dio. Allora, mentre leggiamo queste prime lezioni dei maestri, dobbiamo pensare che siamo... Questa è una lezione del 1954. È una lezione in cui i maestri si rivolgevano a, chiamiamoli discepoli, a persone che niente sapevano né di esoterismo né di spiritismo, non avevano nessuna esperienza approfondita, non erano ricercatori in questo senso. E devo dire che quello che si legge adesso, quello che i maestri propongono adesso, sono delle versioni molto, molto facili, molto semplici e anche molto accomodanti, diciamo così, per coloro che vengono da, come formazione, da una religione cattolica, in un'epoca in cui poi quella religione cattolica aveva anche una veste ancora abbastanza rigida,
e quindi dovevano come far penetrare piano piano con il loro insegnamento, con gentilezza, con delicatezza, dentro persone che non avevano preparazioni per andare oltre quegli insegnamenti ricevuti nell'ambito della propria religione di appartenenza. Quindi si usano termini e modalità espressive che sono abbastanza accomodanti fra le due parti, contengono già esattamente il nucleo di quello che diranno successivamente, ma possono essere lette da chi le legge senza una visione più ampia, possono essere lette senza con questo trovare una forte discordanza con il proprio credo, che è una delle cose delle quali i maestri si sono sempre preoccupati, di non creare una frattura tra le convinzioni delle persone e le novità, i nuovi insegnamenti che loro proponevano, che con il tempo sarebbero stati riconosciuti come rivoluzionari, ma nel mentre, all'inizio, c'era molta delicatezza nel proporli. Quando si dice fu emanato dal primo alito di Dio, ci viene in mente già qualche cosa che ha a che fare con una visione di un certo tipo, dove c'è un Dio che emana con un suo primo alito un piano di esistenza, di coscienza, nel quale un giorno tutti quanti vivranno coscientemente. Sono i primi passi per cominciare a entrare dentro la realtà di quello che si intende. Perciò dobbiamo leggere queste cose, entrarci anche noi piano piano, sapendo che sono come dei punti di passaggio di verità che servono poi per accedere a verità più ampie e che verranno quindi meglio precisati successivamente. Dov'è un altro punto che mi sembrava molto importante? Ecco, subito dopo, quando dice fu emanato dal primo alito di Dio, è cosa ardua parlare di questo piano dove l'individuo che vive coscientemente è iniziato o già maestro. Queste sono come delle categorie di cui noi abbiamo bisogno per capire l'elevatura spirituale degli esseri che si rivolgono a noi, ma sono nostre categorie. Qui, in questo piano, il piano Akasgo, vi è dualità. Dualità vuol dire che c'è qualche cosa che riguarda un essere e che si confronta con un altro essere, cioè c'è una distinzione fra due entità, non è tutto fuso in un'unica realtà, quindi vi è dualità, ma non separazione. Capire questo è una cosa, ci arriveremo un pochino per volta, ma il termine separazione è cruciale nell'insegnamento, perché tutto l'insegnamento volge a spiegarci come attraverso un lungo processo di maturazione della coscienza si passa da una condizione di totale separazione da quello che ci circonda a invece una condizione di totale unificazione, dove quindi non c'è più separazione. Questo è il processo, l'intero processo evolutivo nel quale noi come esseri umani siamo immersi. Proseguendo, il corpo akasico dell'individuo, fino adesso abbiamo parlato del piano akasico, no? Adesso diciamo il corpo akasico dell'individuo è il corpo formato appunto dalla materia di questo piano, quel corpo che serba in sé tutte le esperienze avute nelle varie incarnazioni, quel corpo che si costituisce man mano che l'individuo evolve. Questo è una cosa importante, perché ci sta dicendo ogni individuo quando si incarna ha un nuovo corpo mentale, un nuovo corpo astrale, un nuovo corpo fisico. In realtà ha una esperienza reincarnativa che riassume in sé le caratteristiche di questi tre mondi, diciamo di questi tre aspetti della coscienza, il fisico, l'astrale e il mentale, come abbiamo visto nella precedente lezione. Quando una persona trapassa, abbiamo visto anche che c'è un abbandonare il corpo fisico, e quella è quella che noi chiamiamo morte. Quando vediamo qualcuno morire, vediamo che il corpo fisico non è più animato, cioè come se non ci fosse più un'anima dentro il corpo fisico, ma sappiamo che quella persona continua a vivere nella sua dimensione di esistenza astrale e poi mentale, perché dispone
di quegli apparati, di quei sensori, di quei sensi del corpo astrale e poi del corpo mentale, che però a poco anche loro, abbiamo visto, si dissolvono. Cosa rimane di tutta questa esperienza reincarnativa che si è fondata sul corpo fisico, astrale e mentale? Rimane il succo di questa esperienza, il succo dell'esperienza che va a nutrire e a accrescere il corpo acasico, il quale non si disgrega, ma, come dice qui, è un corpo che serba in sé tutte le esperienze avute nelle varie incarnazioni. Quindi mentre abbandoniamo il corpo fisico con la morte, abbandoniamo il corpo astrale con piano piano la dissoluzione della materia che lo compone, abbandoniamo il corpo mentale, quindi il corpo delle nostre memorie, convinzioni, via dicendo, ma il succo di tutte queste esperienze viene trattenuto e va ad arricchire il corpo acasico, che quindi non si perde, non si distrugge come gli altri corpi, ma si accresce di quelle esperienze. Il corpo mentale è quel corpo che produce l'illusione della separatività, perché è dell'intelletto la prerogativa di distinguere l'io dal non io, ma questa illusione è necessaria per costituire, formare l'autocoscienza, in altre parole il corpo acasico. In queste pochissime righe c'è tantissimo, come vedremo poi andando avanti nell'insegnamento. Ci sta dicendo che ad ogni nuova incarnazione noi abbiamo un nuovo corpo mentale, e che questo nuovo corpo mentale produce l'illusione della separatività, perché la prerogativa di quel corpo mentale è proprio quella di distinguere attraverso la mente, che dice io sono io, è la nostra mente che dice questo, postulando immediatamente che c'è anche un non io. Io sono io, tutto il resto che non sono io è il non io, il mondo intorno a me è il non io. Questa è una prerogativa della mente, del nostro intelletto funziona in questo modo: riconoscersi in qualche cosa che chiamo io, nel quale mi identifico, e distinguere questo io da tutto ciò che lo circonda. Questa illusione è ciò che permette, attraverso l'esperienza della separatività da ciò che ci circonda e il confronto con il non io, io che si confronta con il non io, attraverso questo confronto avviene la crescita dell'autocoscienza, cioè la costituzione e la maturazione del corpo acasico. Quindi, affinché vi sia questa esperienza di maturazione del corpo acasico, è necessaria l'esperienza della separatività, così come viene vissuta attraverso il corpo mentale nell'incarnazione dell'uomo. 3. Furono le manifestazioni, le emanazioni dell'assoluto. La terza creò il mondo mentale, la seconda il mondo acasico, la prima il mondo spirituale, e questi tre mondi trovano riferimento nell'individuo. Allora, quello che stiamo leggendo adesso sono, sono vestigia della teosofia anche, sono delle enunciazioni che servono a noi per in qualche modo collocare questa esperienza che ci viene descritta, e come dicevo all'inizio sono proprio descrizioni molto molto basilari, sono anche semplici nella loro descrizione, e viene usata questa formula, vedete, tre furono le manifestazioni, le emanazioni dell'assoluto, come se fosse qualche cosa che appartiene a un tempo lontano, a qualche cosa che ci fu. In realtà vedremo più avanti che questo modo di descrivere le cose è proprio un prodromo, è qualche cosa che ci introduce a quello che verrà successivamente. Quindi direi che le potete prendere e leggere proprio solo per avere una mappa mentale iniziale, che poi supereremo. Non verranno successivamente queste cose negate, ma molto meglio precisate di così. Adesso per adesso vi suggerisco, per non creare confusione dentro di voi, di leggerle proprio per quello che vengono proposte. Ci sono delle manifestazioni, delle emanazioni dell'assoluto attraverso le quali viene creato
un mondo spirituale, il mondo akasico e un mondo mentale. Il mondo mentale è quello che noi sperimentiamo con la nostra esistenza, la separatività, l'io, il non io, come dicevamo prima. E il mondo akasico è quello che racchiude in sé la parte di coscienza che si matura attraverso l'esperienza vissuta con le incarnazioni, e un mondo spirituale che è, come dire, il nucleo di tutto questo di cui stiamo parlando. Dice il maestro: la Trinità nell'uomo, il corpo mentale o dell'intelligenza, il corpo akasico o dell'amore, della fratellanza, perché colui che vive coscientemente nel piano akasico avverte per la prima volta di essere un tutto con il resto dell'emanato, e infine lo spirito dell'uomo. Ma, dice il maestro, poco possiamo sapere di questo mondo e del successivo, perché la nostra coscienza ancora si muove nella densità materiale dei piani sottostanti. Ci conforta il pensiero di sapere che i nostri fratelli maggiori ci attendono e ci aiutano in questo nostro sviluppo. Nessuno immagina che esiste un mondo più elevato di quello che egli conosce, ma il sapere che esistono mondi ancora più elevati, il solo pensarlo, li avvicina e fa sì che quelle cose che una volta sembravano perseguibili solo ai santi diventano più facilmente raggiungibili. La suddivisione da noi fatta è più convenzionale che reale. L'universo è un tutto inscindibile. Ogni piano di esistenza sta attorno a ognuno, dall'astrale al mentale, dall'akasico allo spirituale stesso. Quindi ricordate, questo appunto è molto importante, e cioè che questa suddivisione ci aiuta un pochino a inquadrare le cose, ma è del tutto convenzionale, non è una reale suddivisione. Noi non siamo distintamente spirito e materia. Si compenetrano i due livelli, sono diversi livelli di espressione della stessa cosa. Qui abbiamo una definizione di piano. È utile ricordare che dicesi piano l'insieme di tutte le materie che hanno le stesse caratteristiche fondamentali. La distinzione è quindi condotta in funzione della diversità delle materie e non da una diversa ubicazione nello spazio, in quanto, del resto, in ciascun punto del cosmo esistono tutti i piani. Questa è un'altra specificazione molto importante, perché i piani non vuol dire salire ai cieli, per esempio, no? Elevarsi in qualche spazio di maggiore spiritualità o di maggiore finezza. Ma ovunque nel cosmo, e quindi un cosmo che noi sappiamo essere costituito da innumerevoli universi, nel quale il nostro universo è solo un piccolo frammento che fa parte di quella meravigliosa Via Lattea che vediamo nel cielo, nelle notti limpide. Ecco, il cosmo è una cosa immensa, non si può neanche contenere dalla nostra mente, ed è solo uno degli innumerevoli cosmi. In ogni punto del cosmo esistono tutte le materie che costituiscono e tutti i piani che costituiscono questa descrizione, questo affresco che ci viene fatto dai maestri. L'esistenza dell'individuo su questi piani non può essere quindi intesa come uno spostarsi dell'individuo nello spazio, in quanto del resto in ciascun punto del cosmo esistono tutti i piani. L'esistenza dell'individuo su questi piani non può essere quindi intesa come uno spostarsi dell'individuo da un piano a un altro. Significa invece avere in ciascun piano un corpo in formazione o in attività. Che vuol dire questo? Quando io vivo attraverso il corpo fisico e mi identifico nel corpo fisico, provo delle emozioni e ho delle sensazioni che io attribuisco al mio corpo fisico. Ma queste sensazioni, questi desideri, queste emozioni, certi sentimenti che provo, appartengono al corpo astrale. Quindi il corpo astrale è in attività e io ragiono su queste cose, quindi il corpo mentale è in attività. Sono costantemente presenti e miscelati tra di loro, mescolati dentro un'unica esperienza che è l'esperienza reincarnativa, dove tutti e tre i corpi svolgono la loro funzione, solo che io mi identifico nel corpo fisico.
L'uomo di media evoluzione, oltre che esistere sul piano fisico, esiste astralmente, mentalmente, eccetera, perché ha un corpo astrale, mentale, eccetera. Semmai si deve distinguere fra esistenza inconsapevole ed esistenza consapevole. La prima è quell'esistenza che per poca evoluzione, quindi scarsa capacità dei veicoli, non dà la visione di quanto circonda i vari corpi. La seconda, invece, dà la visione e la percezione di quanto accade nei vari piani in cui sono i veicoli, per cui, ad esempio, l'uomo di media evoluzione esiste consapevolmente nel piano fisico, inconsapevolmente negli altri piani. L'esistenza individuale si svolge in diversi livelli, in modo consapevole nel piano fisico e in modo inconsapevole nel piano astrale, a livello di sensazione, emozione, desiderio, nel piano mentale, a livello istintivo, intellettivo e supernormale, per raggiungere infine il livello della piena coscienza individuale. Per ogni attività dei veicoli, un livello di esistenza raggiunto. Qui, a pagina 148 e poi a pagina 149 di questo volume, dei Mondi Invisibili, vi sono dei grafici molto semplici. Servono semplicemente per avere una mappa mentale di quello che stiamo leggendo. Vi ci potete poi soffermare da soli con le vostre pagine, in modo che intanto noi possiamo continuare la nostra lettura, cercando di entrare meglio dentro questo che stiamo leggendo. Allora, qui fa capo all'incarnazione, ci dice: in questo schema occorre rilevare che per incarnazione, vediamo dove la vede, l'incarnazione la mette i principali esistenti, l'uomo, ecco, l'incarnazione la mette tra i livelli di esistenza dell'individuo ed è nello schema che ci propongono a pagina 149. Dice il maestro: in questo schema occorre rilevare che per incarnazione intendiamo non solo la vita dell'individuo giunto allo stadio di evoluzione umana, tanto che abbiamo scritto alla sommità di quel settore dello schema i livelli di esistenza dell'individuo nell'individuo. Con incarnazione, infatti, intendiamo qualunque stadio dell'evoluzione individuale, giacché incarnazione per noi è quel processo che collega la vita dell'individuo con una qualunque forma di vita nel piano fisico. Quindi, per incarnazione intendiamo anche il collegamento fra la vita dell'individuo e il processo di cristallizzazione. Vedete qua che c'è qualcosa che collega la vita dell'individuo con una forma di vita nel piano fisico. Come se, e qui è già una distinzione che dobbiamo fare per cercare di capire cosa si intende per individuo e che cosa, e come si distingue l'individuo dalla forma, dal modo con cui questo individuo esprime se stesso nella vita. Per esempio, qui dice che è incarnazione anche quella di un individuo, e cioè per individuo si intende una forma di coscienza, anche molto molto semplice, una forma proprio basilare di coscienza, un frammento di coscienza, o come lo chiamano i maestri, usano il sinonimo sentire, sentire uguale coscienza, proprio l'atomo di sentire che è vivo nel processo di cristallizzazione. Nel processo di cristallizzazione c'è un frammento, un barlume di vita, e quando si forma il cristallo, lì qualche cosa vibra. Nell'istante, nel micro istante in cui si forma un cristallo, qualcosa vibra, cioè non c'è un'immobilità. Dopodiché, formato il cristallo è un oggetto immateriale, immobile, che non vive più, è già formato, è cristallo, è avvenuta la cristallizzazione. Ma il processo di cristallizzazione vede questo formarsi, vede qualche cosa che vive
anche se per un frammento subitaneo, rapidissimo. Quello si collega in qualche modo, quello, ovvero, come diranno più avanti, moltissimi fenomeni di processi di cristallizzazione, innumerevoli, miliardi di processi di cristallizzazione, fanno capo a un frammento di coscienza. Il frammento di coscienza è l'individuo, la forma con cui quell'individuo esprime se stesso è il processo di cristallizzazione. Così come un individuo, una forma di coscienza, un barlume di coscienza, lo si può identificare in una vita di tipo vegetale o animale, e la forma che prende quel sentire, quella coscienza molto semplice, ancora molto da costituire, è la forma o di un vegetale o di un animale, cioè il modo con cui quella espressione di coscienza, quella coscienza si esprime nel mondo fisico. Quindi, dice, per incarnazione intendiamo anche il collegamento fra la vita dell'individuo e il processo di cristallizzazione. L'individuo, pertanto, è anche colui che per poco sviluppo o poca evoluzione ancora non si incarna come uomo, ma è collegato alla manifestazione di una qualche forma dei tre regni naturali, minerale, vegetale, animale. Microcosmo, no? Qui ci vengono date come una nomenclatura, quella che loro utilizzano. Microcosmo è, per eccellenza, l'individuo che è giunto allo stadio di evoluzione umana, l'uomo, in poche parole. Allora diciamo che quando l'individuo, questa coscienza individuale, si è costituita abbastanza da poter dar vita, esprimere se stessa attraverso uno stadio evolutivo un pochino più compiuto, e quindi uno stadio di evoluzione umana, abbiamo l'uomo. Ma per estensione, microcosmo, per estensione di significato, microcosmo è l'individuo ancorché questo, per poco sviluppo, sia collegato ad una forma di manifestazione della vita naturale, o minerale, o vegetale, o animale. L'individuo, all'atto della sua manifestazione, possiede in potenza tutti i veicoli o corpi. Allora, questo che cosa vuol dire? L'individuo è, possiate immaginarlo come un grano di sentire, un grano di coscienza che esprime se stesso a seconda di quanto di dove si trovi nel suo percorso evolutivo, cioè quanto sia maturata quella coscienza, esprime se stesso o come minerale, o come vegetale, o come animale, o come uomo. In potenza possiede tutti i veicoli o i corpi. I veicoli sono, nel caso dell'uomo, il veicolo fisico, il veicolo astrale, il veicolo mentale, no? Attraverso le varie incarnazioni, cioè attraverso alla reincarnazione, taluni di questi veicoli o corpi si organizzeranno, altri, in particolare la coscienza, si costituiranno o formeranno. Quindi la coscienza si va formando e accrescendo, mentre questi veicoli si organizzano. Cosa vuol dire si organizzano? È proprio come succede nel mondo fisico. Per analogia, noi possiamo usare la formazione chimica dei corpi, che vedete che vi sono elementi che si mettono insieme, che costituiscono delle particelle, che a loro volta costituiscono particelle sempre più importanti, forme proteiche e via, fino a costituire degli organi, i quali organi poi costituiscono nel loro insieme dei corpi, così come li conosciamo noi. Quindi è proprio un aggregarsi di materie, si parte da una materia estremamente fine, sottile, non pensiamo alla materia del piano fisico, pensiamo alle sostanze dei vari piani di esistenza che si aggregano fra di loro per costituire e formare un corpo, organizzano quindi materia del piano a cui appartengono. Altre, come la coscienza, invece si costituiscono e si formano attraverso
l'accrescersi delle esperienze. Anche se i veicoli non sono organizzati, purtuttavia la materia che si organizzerà in veicolo esiste attorno all'individuo. E quindi noi, per forza, dobbiamo dire che l'individuo è un microcosmo. Un microcosmo è estremamente... No, si parla del macrocosmo, le materie del cosmo che abitano il cosmo, e il microcosmo che è l'individuo con una coscienza. L'individuo è un microcosmo, anche se un microcosmo veramente e propriamente lo sarà solo quando la maggior parte dei suoi veicoli saranno sviluppati o costituiti, cioè quando l'individuo sarà uomo. Quello è il microcosmo per antonomasia, perché ha tutte le caratteristiche, ha proprio in sé attive tutte le parti, tutte le materie, tutte le sostanze che troviamo nel cosmo. In un primo tempo lo scopo dell'incarnazione dell'individuo è quello di organizzare i veicoli inferiori attraverso il collegamento dell'individuo con una forma semplice di vita nel mondo naturale. E quindi lo scopo iniziale di questo percorso evolutivo bellissimo è quello di cominciare a costituire veicoli. Per cominciare a costituire veicoli si comincia dalle cose molto semplici, la più semplice è il processo di cristallizzazione, poi si costituiscono corpi vegetali molto semplici, distese erbose, e poi boschi e poi piante, sempre di più dove le esperienze sono esperienze di un certo tipo, la pianta farà esperienza di siccità oppure di umidità, no? Senza essere consapevole di quello che succede, però fa delle esperienze che sono esperienze sensoriali. Per cui dice l'individuo con una forma semplice di vita nel mondo naturale, per prima il processo di cristallizzazione, cioè attraverso l'incarnazione l'individuo comincerà così a organizzare il proprio veicolo astrale. Inizialmente l'individuo non è collegato a una sola forma di vita nel mondo naturale, ma più saranno i processi di cristallizzazione ai quali sarà collegato l'individuo, cioè perché vibri questo piccolo grano, questo barlume di coscienza, sono necessari un numero enorme di processi di cristallizzazione, cioè di vibrazione della materia, della formazione del cristallo. E così via fino a che il veicolo astrale, attraverso gli impulsi che vengono dal mondo esterno, sarà abbastanza organizzato da permettere il collegamento dell'individuo con una forma di vita naturale nel piano fisico un poco più organizzata, una forma di vita vegetale. Quindi attraverso varie esperienze si organizza sempre di più la materia astrale, che è quella delle sensazioni, è quella proprio delle percezioni sensoriali, e così si, via via che matura il corpo astrale attraverso tutte queste esperienze, si può organizzare un tipo di corpo un pochino più maturo in queste esperienze, quindi si passa a una forma di vita vegetale. Successivamente vi sarà il collegamento con una forma di vita animale e quindi con l'uomo. Gradatamente dalla forma di vita animale all'uomo, l'individuo è collegato a un numero di forme di vita contemporaneamente sempre minore, mentre in un primo tempo l'individuo che sia collegato per sviluppo raggiunto alla forma di vita naturale animale è contemporaneamente collegato a più forme di vita di questo tipo, mano a mano che il suo sviluppo aumenta e con esso la sua evoluzione, le forme di vita alle quali è collegato diminuiscono di numero. Alle soglie del mondo umano sarà collegato nello stesso tempo ad una sola forma di vita del mondo animale. Allora, è molto semplice in realtà quello che stiamo leggendo. Che cosa ci sta dicendo? Che cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo che per far vibrare un grado di coscienza, questo grado di coscienza, una
atomo di coscienza, poco più che un atomo di coscienza, è necessario un bosco intero nel mondo di vita, nel mondo vegetale. Mentre per far vibrare un grado di coscienza un pochino più sviluppato è necessario un alveare, è necessario un formicaio o più formicai, e quindi centinaia, migliaia, decine di migliaia di corpi fisici che attraverso la loro esperienza sensoriale in qualche modo fanno vibrare quell'atomo di coscienza, e attraverso questa vibrazione di una materia ancora molto grezza, molto grossolana, e fanno vibrare un grado di coscienza esiguo, ma che fa capo a molti corpi, sia nel mondo vegetale che nel mondo animale. Via via che la coscienza si costituisce, matura attraverso queste esperienze, e quindi maturano anche i corpi relativi, si costituisce sempre di più materiale, sempre più raffinato, la materia del mondo astrale diventa sempre più raffinata e permette esperienze più complesse e quindi forme di vita animali un po' più articolate, per esempio un gregge, ecco, un gregge è già una forma un po' più evoluta che non una quantità enorme di formicai, per esempio. Oppure, che vi posso dire, un branco di lupi. Un branco di lupi, noi vediamo che lì c'è una certa esperienza sensoriale importante che fa capo al branco, ma il lupo, oltre a essere branco, comincia ad essere anche un po' individuo, individuo nel senso che può vivere anche isolatamente, in maniera autonoma. E quindi via via che ci si avvicina all'incarnazione umana con la costituzione dei veicoli che faranno capo all'esperienza di un uomo, la materia che viene organizzata per ogni piano dapprima ha necessità di vibrare attraverso molte forme di vita come greggi, come gruppi, come branchi, poi via via si restringe sempre di più fin quando non si arrivano a delle espressioni di vita sempre del mondo animale, ma individuale. Quando c'è quella forma di vita individuale, un cavallo, un cane, un gatto, che posso dire un delfino, che vivono in comunità ma anche autonomamente, che sviluppano quasi concezioni non di sé ma della vita, che hanno un'intelligenza istintiva, che hanno sviluppato una mente e quasi una capacità istintiva di ragionamento, anche se non è proprio un ragionamento, ancora non possono riflettere su di sé, ma possono collaborare con il resto del branco, del gruppo, dello stormo, via dicendo. Ecco, allora lì siamo alle soglie del mondo umano. Alle soglie del mondo umano noi vediamo che poi abbiamo un essere individuale nel quale la coscienza si è sviluppata al punto tale da poter raccogliere tutte queste esperienze evolutive precedenti e fare un'esperienza individuale come uomo, all'inizio molto semplice, molto grossolana, dove non è richiesto granché da un punto di vista mentale, ma sono i prodromi per poi lo sviluppo di una coscienza umana e un'autocoscienza. E questa è poi la differenza che noi vedremo andando avanti. Adesso, dice il maestro, riprendo due righe sopra, alle soglie del mondo umano sarà collegato nello stesso tempo ad una sola forma di vita nel mondo animale. Quindi, prima di incarnarsi come uomo, le ultime incarnazioni di questo individuo saranno in una forma animale individuale, già un animale che ha una certa capacità di autonomia, di vita individuale. Mi cade continuamente il telefono. Allora, fino a che questi veicoli non sono pronti, l'individuo è, questa è una distinzione importante da ricordare, è centro di sensibilità e di espressione e riceve dall'ambiente. Quindi centro di sensibilità e di espressione. È un centro che ha gli apparati sensori attivi
vive sensibilmente le cose che accadono intorno a lui e esprime questa sensibilità e riceve dall'ambiente. L'esempio ormai classico è quello della pianta, la quale ha una sensazione dall'alternarsi delle stagioni, dalla siccità o da altri fattori ambientali. Ciò significa che non ha consapevolezza della propria individualità. Solo in seguito diviene centro di coscienza e di espressione, ovvero acquisisce tale consapevolezza, acquisisce quella consapevolezza di sé che le mancava. Teniamolo presente questo, centro di sensibilità e di espressione prima dell'incarnazione da uomo, con l'incarnazione da uomo, centro di coscienza e di espressione. Quando poi queste materie sono organizzate, l'individuo può esprimere. Prima riceveva solo delle sensazioni. Se avesse potuto esprimersi, avrebbe detto caldo, freddo, fame, sete, sonno, stanchezza e via dicendo. Non avrebbe avuto il senso della individualità. Parlo per quelle individualità le quali animano nel piano fisico forme che voi chiamate cristalli, cioè appartenenti al regno minerale, e quelle del mondo vegetale o dell'animale che non hanno consapevolezza della propria natura individuale. Mentre, allorché si è costituita la mente, questa consapevolezza appare nell'individuo e l'individuo non dirà freddo, fame e via dicendo, ma una volta uomo, io ho freddo, io ho fame. Questo perché la mente dà proprio questo preciso senso dell'individualità, fa sentire l'individuo distinto da tutto quanto lo circonda. Come uomo, l'individuo è sempre collegato a una sola forma di vita, cioè a un corpo, il suo corpo fisico. Questo corpo è la porta attraverso alla quale passano tutti quegli urti, tutti quegli impulsi, tutte quelle esperienze che vanno a raggiungere i veicoli che sono interessati. E attraverso questa porta l'uomo riceve questi impulsi che organizzano i suoi veicoli superiori. I veicoli, ricordate, sono i corpi superiori, corpo akasico, corpo spirituale. In particolar modo, la parte di corpo mentale che dà l'intelletto, successivamente, sempre attraverso tale porta o corpo fisico, l'intelletto assieme all'astrale costituirà la coscienza. Dobbiamo anche considerare la fase dell'evoluzione dell'individuo a seconda di come si svolge, e cioè da prima i veicoli si organizzano attraverso gli impulsi del mondo circoscrizionale, del mondo che sta attorno all'individuo. Successivamente, quando l'individuo è uomo, vi è un'analisi di questi impulsi. Con l'intelletto, l'uomo analizza gli impulsi che gli vengono dal mondo esteriore, ma questi impulsi non sono più soli, perché mentre quando l'individuo non è ancora uomo, i soli impulsi che organizzano i suoi veicoli sono quelli che vengono dal mondo esteriore, da uomo, attraverso l'analisi che fa con l'intelletto e attraverso gli impulsi che gli vengono dai suoi veicoli e quindi dall'intimo suo, l'uomo trova altre fonti, altre ragioni, altre cause che possono organizzare ancora di più i suoi veicoli. Capite? Quando entra in ballo l'intelletto dell'uomo, la capacità dell'uomo di riflettere su se stesso e quindi di analizzare se stesso, di analizzare gli impulsi che vengono dall'esterno, di analizzare come se stesso reagisce agli impulsi che vengono dall'esterno, cose queste che nel mondo animale, anche tra gli animali più evoluti, non possiamo fare, no? Non è possibile fare perché non c'è quella capacità dell'intelletto di autoanalisi su di sé,
sul mondo, sulle opinioni del mondo, sulla valutazione del pensiero degli altri, su tutte le riflessioni che noi facciamo con il nostro intelletto, sono specifiche della vita da uomo. Solo l'uomo lo può fare. Anche gli animali che noi amiamo tantissimo, dei quali diciamo gli manca solo la parola, poi è un essere umano. In realtà sono individui del mondo animale molto evoluti rispetto al mondo animale, ma non hanno autocoscienza, non hanno autoconsapevolezza che interviene solo quando i veicoli necessari si sono costituiti al punto tale da promuovere un'esperienza come quella umana, nella quale c'è questa capacità di autoanalisi e di considerazione, riflessione, autoriflessione, eteroriflessione su tutto quello che accade intorno e sui moti interiori. E già questa semplice riflessione è occasione di evoluzione e di crescita che viene poi trasferita ai veicoli superiori. Quando la coscienza sarà sufficientemente costituita, cioè dopo che il veicolo che sta fra la scintilla divina o lo spirito, corpo spirituale dell'individuo, e la sua mente sarà sufficientemente pronto, allora avremo un nuovo processo, e cioè l'individuo avrà creato in se stesso quel canale di passaggio attraverso il quale fluirà la vita divina nei veicoli dell'individuo. Costituendosi la coscienza nell'individuo, si sarà formato il collegamento fra lo spirito e la mente, con tutto quello che ne consegue, cioè con il fluire alla mente individuale della conoscenza, della saggezza, di tutto quello che è inerente lo spirito. Quindi è proprio un processo, un percorso che noi vediamo dal semplice attivarsi di un sentire, un atomo, un frammento di sentire con il processo di cristallizzazione, passare crescendo, sviluppando, organizzando sempre più materia del mondo astrale e poi del mondo mentale, fino a raggiungere la possibilità di esprimere alcuni livelli della propria mente più istintiva, fino a costituire una possibilità di esprimere la capacità di riflessione su di sé, di autoanalisi e di riflessione su di sé. E qui siamo arrivati al livello dell'uomo. Oltre questo, come uomo, attraverso tutte le esperienze da uomo, si giunge ad aprire un canale di collegamento diretto con questi corpi, mondi di esistenza, tra virgolette, superiori, che ci permette di fare, che permette a chi ha sviluppato la coscienza fino a quel punto, di fare un'esperienza di contatto con la parte spirituale dell'uomo. Ecco, dice il maestro, perché l'evoluzione dell'individuo al suo inizio è lenta e man mano che prosegue aumenta, per così dire, di velocità. Infatti all'inizio ciò che muove l'evoluzione sono solamente gli impulsi che vengono dall'esterno, come negli animali, come nelle piante. Successivamente vi è un'analisi di questi impulsi che vengono dall'intimo dell'individuo. Successivamente ancora, oltre a questo, vi è un fluire vero e proprio di tutto quanto è inerente alla scintilla divina, ovvero allo spirito, nella mente dell'individuo, con tutto ciò che ne consegue, ovvero con un enorme impulso all'evoluzione individuale. L'evoluzione ha un suo ritmo naturale, così, volente o nolente, l'individuo deve evolvere. Se oppone resistenza a questo ritmo naturale, che non ha la stessa cadenza perché all'inizio è di una certa lentezza e successivamente diventa di una certa rapidità, incontra sofferenze. Quando si oppone a questo ritmo naturale, incontra sofferenze. La sofferenza, l'individuo, se la causa da se stesso, opponendosi a questo naturale svolgersi e procedere dell'evoluzione. Ecco, io mi fermo qui con la lettura di questo primo capitolo dell'insegnamento, dove abbiamo parlato dei piani di esistenza. Moltissime sono le cose che ci sarebbero da dire su quanto abbiamo letto, anche se possono sembrare cose tutto sommato abbastanza semplici per alcuni, ma io suggerisco di rifletterci sopra, di
rileggerle e cercare di capire che cosa si vuole dire, che cosa si vuole indicare, prima di tutto perché è un'ottima base per proseguire poi con le cose che leggeremo andando più avanti, ma soprattutto per cominciare a pensare a se stessi nei termini in cui ci veniamo presentati dalle guide del cerchio. Direi che se c'è qualcuno che ha qualche domanda, forse questo è il momento di porle queste domande. Vedi, c'è Nicola da Milano, Nicola Ferrentino, che suggerisce come termine per indicare l'evoluzione che avviene attraverso moltissime forme che fanno capo a un unico individuo, le anime gruppo. Anime gruppo è il termine utilizzato dalle guide per indicare proprio questo, che sterminate praterie verdi con tutte queste graminacee che si muovono al vento tutte insieme, quindi provano un'esperienza, non so, non possiamo neanche immaginarla noi, ma di movimento. Loro non sanno che è movimento, ovviamente lo diciamo noi che le vediamo muoversi, ma fanno questa esperienza tutte insieme, è una vibrazione comune, collettiva, che come dire, matura una forma embrionale di coscienza. E queste sterminate praterie sono le anime gruppo, così come anime gruppo sono le greggi delle pecore, così come anime gruppo sono le mandrie di cavalli e via via via. E lì vediamo l'insieme del gruppo, però anche come dire, l'individuo autonomo, l'individuale, perché il cavallo è già molto ben distinto, può vivere anche per conto suo, insomma, ha una capacità e una forma istintiva, non di intelletto, ma di mentale, di un mentale istintivo già molto costituita, per cui riconosce, memorizza, capisce e memorizza quali sono le esperienze positive, quali sono quelle negative, si lega perché fa esperienze positive con qualcuno che lo accudisce più che ad altri, riconosce la sua voce, capisce che facendo certi gesti e avendo certi comportamenti riceve in cambio attenzione e accudimento da quella persona in particolare di un certo tipo e quindi riproduce queste cose, cioè c'è una forma embrionale di scambio relazionale che è proprio di tipo mentale, che è lì che si sta costituendo una mente che quando poi diventerà uomo sarà una mente capace di riflettere su questo, no? Di riflettere su di sé e sul mondo intorno a sé. Vediamo un po' che cos'altro è stato scritto qua. Vi saluto tutti, ma così collettivamente perché siete le cicale. Mi sa che si sentono bene queste cicale. Quindi la coscienza si costruisce dei corpi per esprimere se stessa, per essere colta. Chissà se è colta o colta. Allora, la coscienza si costruisce. In realtà, come posso dire? Non è tanto che la coscienza si costruisce dei corpi, ma è qualcosa che avviene un po' tutto insieme. Cioè, diciamo che sono presenti, quando esiste un individuo, sono presenti nei vari, diciamo, piani di coscienza, che non sono altro che stati di coscienza, sono presenti le materie corrispondenti, che non sono altro che aggregazioni della stessa cosa. E ogni aggregazione realizza un tipo di esperienza. Per cui a livello della coscienza, della materia, diciamo, astrale, ciò che si realizza è un'esperienza di tipo astrale, quindi sensoriale, il desiderio, proprio le sensazioni che poi vengono rivelate attraverso il corpo, vengono percepite attraverso il corpo, ma si rivelano nel corpo astrale perché è una vibrazione che riguarda proprio quella materia lì. E simultaneamente a questo sono presenti, sono compresenti
tutte le altre sostanze, materia, che non sono altro che aggregazioni dei piani di esistenza precedenti. Quindi non so se ci può aiutare a capire questo, un'espressione del tipo che la coscienza costruisce per sé dei corpi utili a farla maturare. Va benissimo dire questo, ma bisogna capire bene cosa stiamo dicendo, nel senso che effettivamente non dobbiamo distinguere la parte di coscienza da tutto il resto, perché è tutto unito, è tutta un'unica cosa che noi descriviamo in maniera così un po' separata per riuscire a capirne i meccanismi. Qui dice: siamo quindi artefici del nostro destino. Grazie al libero arbitrio di cui siamo dotati, vale pure per chi soffre di patologie psichiatriche severe. Allora, artefici del nostro destino, ecco, anche qui una cosa che dovremmo imparare a fare è una ginnastica particolare, che dobbiamo sviluppare la capacità di capire su quale piano stiamo interloquendo, cioè di che piano stiamo parlando quando affrontiamo un argomento. Noi adesso stiamo un po' facendo un'operazione che non è naturale, perché scomponiamo gli elementi dei vari piani che costituiscono un tutt'uno, in realtà li scomponiamo in elementi distinti per capire i meccanismi dell'uomo, di come funziona, di come sta dentro la vita e di come la sua vita sta dentro una vita più grande. Stiamo facendo questo. In realtà, diciamo, non sono tra di loro così distinguibili e così netti questi confini e le funzioni che questi svolgono, perché sono tutti molto intrecciati fra di loro. Quando ci interroghiamo in questo modo se siamo artefici del nostro destino, in parte sì e in parte no, possiamo dire se siamo su un piano meramente di esperienza psicologica, dato che qui mi scrivi pure, vale pure per chi soffre di patologie psichiatriche severe, se si intende con questo una forma di psicosi che porta un individuo completamente ad allenarsi completamente dal proprio mondo e dalla realtà in cui vive, direi che non tanto quell'individuo è artefice di quella condizione, quanto che quella condizione svolge una funzione per quell'individuo, una funzione di maturazione per quell'individuo a livello della coscienza naturalmente, ma soprattutto svolge una funzione per coloro che intorno a quell'individuo vivono, lo amano o se ne devono occupare e quindi vivono questa esperienza di completo distacco e alienazione. Perciò questo direi che svolge più una funzione per altri che per se stesso, è come se fosse completamente staccato il livello della coscienza da un individuo completamente alienato da sé dal punto di vista psichico. E poi libero arbitrio, ne parleremo molto del libero arbitrio, perché sul libero arbitrio c'è veramente tanto da interrogarsi. Diciamo che per una parte del nostro percorso dovremmo pensare che il libero arbitrio è solo una formula verbale. Il fatto che io nasca in una certa epoca sociale, in una certa famiglia piuttosto che in un'altra, nasca maschio piuttosto che femmina, riceva insegnamenti di un certo tipo piuttosto che altri, economicamente avvantaggiato o completamente svantaggiato. Insomma, come si fa a parlare di libero arbitrio? Mi pare che le condizioni strutturali, ambientali, siano talmente condizionanti che, insomma, pensare di essere proprio liberi di poter arbitrariamente decidere il proprio destino, insomma, mi pare ci sia molto da dire. E dopodiché c'è tutta la parte che riguarda il succedersi delle incarnazioni e la necessità evolutiva che ci impone un percorso piuttosto che un altro, perché di quello c'è necessità dal punto di vista evolutivo. Quindi anche qui le limitazioni sono notevoli, no? Credo che tu sia d'accordo su questo. La conoscenza... Allora, qui ci sono tantissime cose che vengono chieste, io non so se posso, vediamo se trovo, se altra qualche altra questione
che possiamo condividere insieme, raggiungendo il corpo acasico, ci dimentichiamo delle persone che abbiamo amato in vite precedenti. Allora, intanto c'è da dire questo, quando si ama si costituisce un tipo di legame che non va perduto mai più. E non c'entra niente il fatto che non ce ne ricordiamo quando poi finiamo per incontrare nuovamente nella successione delle incarnazioni quell'anima che abbiamo amato, cioè sono le anime che si amano fra di loro al di là dei corpi. Però succede un po' a tutti alle volte di incontrare qualcuno e di dire ma guarda, con quella persona è come se ci fossimo conosciuti da sempre, è proprio un'intesa perfetta, immediata, una sintonia quasi travolgente. Ecco, quello è un incontro di anime che si sono molto amate. Alle volte questa particolare condizione si realizza attraverso nascere come figlio di qualcuno o come genitore di qualcuno, o incontrare qualcuno da amare in questa vita, o per il quale si sente immediatamente che questo è il legame importante con cui poi si fa insieme il viaggio della vita. Ecco, queste sono alcune delle tantissime condizioni nelle quali due persone, due anime che si sono amate, si ritrovano e continuano la loro storia d'amore, anche se la loro memoria non c'è più, perché hanno un nuovo corpo mentale, quindi quella, la memoria che era contenuta nel vecchio corpo mentale che ha vissuto nella precedente incarnazione non c'è più, quindi è come se no, completamente intonsa la memoria nuova. Però questo riconoscimento, questa cosa che avviene così improvvisa, è un segnale che ci fa capire come in effetti i fili d'amore non si spezzano mai. Continuando a guardare se ci sono delle domande. Quella foto di Roberto sembra che lui sia con noi, certo che è con noi. certo che è con noi. Va bene, io penso che non mi sembra di vedere, ora scorro in fondo, vado a vedere se ci sono altre domande alle quali posso cercare di rispondere, ma non mi sembra che ce ne siano. Carmen, libero arbitrio, sono in disaccordo tra di loro. Insomma, diciamo che cozzano un po', eh? Allora, anche l'anima mantiene una memoria, non è una memoria. L'anima, se vogliamo intendere con anima il corpo acasico, diciamo così, quello di cui abbiamo parlato oggi, poi approfondiremo meglio, ma insomma, diciamo, il corpo acasico è come una sorta di contenitore del succo delle nostre esperienze. Quindi non una memoria così come noi la intendiamo, non è che il corpo acasico si ricorda le cose, ma trattiene il succo di queste esperienze, e siccome queste esperienze sono, come dire, proprio l'essenza di quello che noi abbiamo vissuto, soprattutto nelle relazioni, questo permette che nelle relazioni successive ci possano essere delle forme di riconoscimento, non della persona che magari incontriamo per la prima volta, ma proprio da anima ad anima. Vibra qualche cosa che ci fa sentire improvvisamente e inspiegabilmente collegati a un'altra persona. Beh, io credo che a questo punto ci possiamo salutare per questa estate che sta incedendo a grandi passi, ci avviciniamo già alla metà di luglio, e per cui io vi saluto di cuore. Vedete quest'ultima cosa che viene detta qui. E,
e vi auguro di passare serenamente questi mesi che ci separano dal prossimo, no, la prossima nostra lettura, che, se non ho capito bene, avverrà dopo l'estate, con l'inizio dell'autunno, riprenderemo queste nostre letture. Riflettete su quello che abbiamo letto, cioè preparatevi, magari andate anche un po' avanti nella lettura, in modo da essere pronti ad affrontare le cose nuove che verranno e a prendere confidenza anche con il linguaggio dei maestri, e poi insieme vedremo dove potremo andare. Vi ringrazio tutti di questa presenza, ringrazio anch'io tanto sia Enrico Ballantini che Anna Tamburini Torre, e ringrazio tutti, c'è sempre Nicola a Milano, Nicola Ferrentino, che è molto zelante sulla nostra pagina Facebook, che si intitola proprio Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, e lui sempre lì in prima linea. Ringrazio tutti e ci vediamo, addio piacendo, inshallah, come dicono gli arabi, addio piacendo, ci vediamo dopo l'estate. A presto.